Ciao a tutti poracci, bentornati sul mio canale. Oggi andremo a toccare un argomento a cui sono molto affezionato, il collezionismo e il retro gaming. Vorrei iniziare una piccola serie di video guida rivolta a chi avesse voglia di affacciarsi su questo mondo per la prima volta. In questo video vi dirò 5 trucchi per iniziare a collezionare nel migliore dei modi possibili. Se trovate quest'idea utile, mi raccomando, lasciate un like e iscrivetevi al canale per non perdervi i miei prossimi video e diventare così dei collezionisti doc. Iniziamo! Come vi ho brevemente accennato, sono 3 i fattori che dovrete sempre tenere bene in mente quando inizierete a collezionare videogiochi: il tempo che avete da dedicargli, i soldi che avete intenzione di investire e lo spazio che siete disposti a sacrificare. Erroneamente molti sono portati a pensare che il fattore economico sia l'unico rilevante, ma in realtà, sebbene questo sia quello più immediato, i 3 si influenzano a vicenda e hanno la stessa importanza all'interno del collezionismo. Quindi il primo consiglio che mi sento di darvi è quello di fissarvi un obiettivo. Il mondo del retro gaming è sconfinato e decidere il punto d'inizio può essere un'impresa molto molto complicata. Quindi prendete come punto di riferimento i vostri interessi e scegliete da dove partire. Vi faccio un esempio: siete cresciuti con i 16-bit e amate Nintendo? Beh, allora iniziare a collezionare per il Super Nintendo è quasi il primo passo naturale. Oppure siete dei grandi appassionati di una saga come Final Fantasy? Allora potreste decidere di recuperare tutto il materiale videoludico relativo alla famosissima serie di JRPG. Oppure, perché no, venerate Hideo Kojima come se fosse un dio. Allora non solo potreste iniziare a recuperare tutta quanta la Metal Gear saga, ma perché no, anche gli esperimenti più particolari e meno conosciuti del game director giapponese. Insomma, questo primo consiglio è fondamentale per iniziare a strutturare al meglio la vostra collezione, partendo subito con ordine ed evitando inutili sprechi. Starà a voi decidere da dove partire. Ora che avete deciso cosa recuperare, bisogna imporsi delle regole ferree sul come. Anche qui la scelta sta interamente a voi. Quanto sono importanti le condizioni di un gioco? Vi importa della regione di appartenenza del titolo? Puntate alle prime stampe e alle collectors? Oppure anche le riedizioni vanno bene? Vi faccio un esempio pratico. Avete intenzione di collezionare per la mitica PlayStation 1. Ci accontentiamo solo dei dischi oppure vogliamo anche le confezioni originali? Se sì, in che stato devono essere? Va bene così o vogliamo anche la manualistica dell'epoca? E poi, siamo degli integralisti che vogliono assolutamente la versione PAL e delle edizioni americane e giapponesi non ce ne facciamo nulla? O ancora più specifici, vogliamo assolutamente il PAL italiano in prima stampa. Quindi addio Platinum! Capite che più si entra nelle richieste particolari e più viene stravolto l'equilibrio tra i 3 fattori. Alzare i propri standard qualitativi inciderà per forza di cose sul portafogli, ma allo stesso tempo iniziare a acquistare senza delle linee guide su condizioni e regioni di appartenenza può incidere pesantemente sia sullo spazio che andremo a sacrificare, sia sul tempo che impiegheremo nella ricerca degli oggetti. Non c'è un approccio corretto, dovete solo iniziare a rendervi conto del valore di ogni singola scelta. Perché una cartuccia loose è tutto un altro mondo rispetto a una CIB, ovvero Complete in Box, il che ci porta direttamente al prossimo punto. Prima di iniziare anche solo a pensare di acquistare, dovete conoscere il reale valore di quello che state cercando. I miei prossimi video saranno incentrati proprio sugli strumenti per capire come funziona il mercato, come fare una valutazione, dove acquistare e soprattutto come evitare potenziali truffe. Per ora tenete bene a mente la teoria. Nel mondo del retro gaming, per forza di cose, troverete esclusivamente oggetti di seconda mano e fuori produzione, quindi il valore di volta in volta lo farà il venditore. Starà a voi capire se quello che vi viene proposto è un affare vantaggioso oppure un prezzo fuori di testa e quindi una spesa evitabile. Ricordatevi poi, tra l'altro, che ci sono svariati modi per contrattare senza mancare di rispetto a chi sta vendendo e soprattutto nessuno vi obbliga a comprare. E quindi il quarto punto è un'altra volta fondamentale. Non fatevi prendere dalla fretta di acquistare. Molto spesso vi ritroverete messi alle corde da una sensazione specifica, quella di trovarsi in una situazione che difficilmente si ripresenterà in futuro. Del tipo, se non compro adesso questo gioco non mi capiterà mai più. Oppure, se temporeggio troppo, sicuro arriva qualcuno che fiuta l'affare e me lo soffia. Oppure il venditore cambia idea, modifica il prezzo o decide di non vendere più l'oggetto. Questi sì, sono scenari che si possono avverare, ma le preoccupazioni non stanno né in cielo né in terra. Sono semplicemente delle ansie dettate dall'impazienza. Questo perché il mercato del collezionismo videoludico è vivo e vegeto. Ci sono tantissimi oggetti in circolazione ed è quasi impossibile trovarsi di fronte a un'occasione irripetibile.
Quindi non cedete alla tentazione se un acquisto vi stuzzica ma non vi convince del tutto. Magari perché andrebbe contro le regole della vostra collezione, o magari dentro di voi sapete che con un po' più di pazienza riuscireste a trovare un affare molto molto migliore. In questo caso respirate profondamente e rifletteteci su. Molto spesso il problema risiede solo nel non sapere dove cercare. E per finire, tenete sempre a mente che raro e costoso sono due cose ben differenti. Ci sono giochi molto richiesti dai collezionisti, che magari durante il loro ciclo vitale non hanno ricevuto una distribuzione adeguata e per questo oggi hanno raggiunto cifre ragguardevoli. Un esempio perfetto? Beh, Rule of Rose, un mediocre survival horror uscito per PlayStation 2 che ebbe una distribuzione molto tortuosa a causa di alcuni articoli denigratori messi in giro dalla stampa generalista. Sì, è molto ricercato come titolo, ma basta andare su eBay e con un paio di click si può tranquillamente acquistare una copia tra tutte quelle disponibili, al suo attuale valore di mercato, che è intorno ai 100 euro. Badate bene, non è poco, ma anzi, forse è anche troppo per le effettive qualità del gioco, ma non è assolutamente raro. Ben diversa la situazione per quei giochi che non si trovano in giro e probabilmente non sono neanche ricercati dai collezionisti. Prendete come esempio questa copia di Max Payne per GBA. Sono stato settimane a cercarla su eBay senza che ci fosse neanche un'asta e quando è comparsa lei, beh, me la sono giudicata anche senza troppi problemi, cavandomela alla fine con una ventina di euro. Cosa significa questo? Beh, due cose. La prima è che probabilmente in Europa siamo veramente in pochi ad avere la fissa di Max Payne e dall'altra che così, come durante il periodo di uscita, anche oggi nessuno è interessato a questo titolo. Insomma, non cercate un gioco solo perché in voga tra i collezionisti, anche perché a quel punto non si scappa. Preparatevi a spendere parecchi euro. E questi poracci erano i miei consigli preliminari per iniziare a collezionare videogiochi e in particolare retro gaming. Mi raccomando, rispettate queste semplici linee guida e vedrete che riuscirete a creare una collezione di tutto rispetto, risparmiando molto sugli acquisti e soprattutto ottimizzando tempo e spazio. Sono il primo a mangiarsi le mani a causa di alcuni acquisti forse un po' troppo impulsivi, ma di quelli proprio che ti fanno chiedere ma perché l'ho fatto nel momento stesso in cui rimetti il portafoglio nella tasca. Però ragazzi, credetemi, senza queste regole difficilmente riuscirete ad andare avanti. Ci vuole un minimo di rigore per evitare l'accumulo senza senso e dare una direzione e una finalità a quello che si sta costruendo. Mi raccomando, vi aspetto nei commenti, fatemi sapere se anche voi siete dei collezionisti o se magari state per iniziare e soprattutto se avete domande a riguardo. Ci vediamo nei prossimi video, io sono il Poro Michele, senza una lira, ciao!